Volgiamo a Dio i nostri occhi e il nostro cuore, mentre facciamo memoria di tutti i paesi e le regioni del mondo feriti dalla violenza, dalla guerra, dal terrorismo. Preghiamo in questo tempo di pandemia perché il Signore Gesù regni su di noi, ci doni la sua pace, perché la nostra terra e ogni terra siano liberate dalla guerra e dalla violenza, perché ciascuno torni a vivere serenamente, sotto la protezione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, abbia riposo l'anima, si ritrovi sempre la pace del corpo e dello spirito, da ora e per sempre. Preghiamo per la pace nel mondo. Per la pace in Afghanistan. Per la fine della violenza diffusa in America centrale. Per la fine delle tensioni e per il dialogo in Bielorussia. Per la riconciliazione in Burundi. Per la fine del terrorismo e della persecuzione contro i cristiani in Burkina Faso. Per gli accordi di pace in Colombia. Per la pace nella regione del Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. Per la fine delle tensioni nella penisola coreana. Per la pace e la fine di ogni violenza in Iraq. Per la fine delle tensioni tra India e Pakistan. Per la stabilità e la convivenza pacifica nel Libano. Per la pace in Libia.
per la fine del conflitto in Mali. Per il Messico e la fine della violenza causata dal narcotraffico. Per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico. Per la pace e la fine del terrorismo in Nigeria. Per la pace nella Repubblica Centrafricana. Per la pace e la fine di ogni violenza in Siria. Per la fine del conflitto nel Caucaso. Per la pace in Somalia. Per gli accordi di pace in Sud Sudan. Per la pace e la riconciliazione in Ucraina. Per la riconciliazione e la fine delle violenze in Venezuela. Per la pace nello Yemen. Per la pace e la fine di ogni violenza in Terra Santa. Per la liberazione di tutti coloro che sono stati rapiti in Medio Oriente e in ogni parte del mondo. Per i governanti, perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Per tutti i paesi segnati dall'odio e dai conflitti.